Adriana e oggi vi racconterò un miracolo. Sono stata anche abbastanza fortunata perché in queste settimane la programmazione del cinema in TV su tutte le piattaforme patisce un pochino il periodo. Tanti film cosiddetti di Natale, ancora più film di animazione. Io però sono riuscita lo stesso a trovare un piccolo gioiello da vedere e rivedere. Si chiama Miracolo alle Havre. È un film uscito nelle sale nel 2011, scritto, sceneggiato e diretto da un regista finlandese, Aki Kaurismäki, un artista che ha alle spalle una carriera insolita. Comincia come critico cinematografico, poi insieme a suo fratello fonda una propria società di produzione e comincia a fare il suo cinema. E ne fa parecchio, non tutto arriva in Italia, almeno non prima del 2002, quando L'uomo senza passato, forse il suo film più famoso, viene selezionato in concorso al Festival di Cannes. E lì fa il botto perché piace a tutti, a tutta la critica e anche a tutto il pubblico del festival. Tant'è che Kaurismäki torna in Finlandia portandosi il Gran Premio della giuria e anche la Palma d'Oro riservata alla miglior attrice protagonista, attribuita a Kati Outinen, che è un po' la sua musa, l'attrice che lo segue da sempre. L'abbiamo vista nella Fiammiferaia giovanissima, la ritroviamo nel film di cui stiamo parlando, Miracolo alle Havre, nei panni di Arlettì, la compagna del protagonista. Miracolo alle Havre non è il primo film francese di Kaurismäki, che già nel 1992 era andato a Parigi a girare Storie di Bohème. Un bianco e nero classico, molto spesso dai grandi contrasti, bello sgranato, che raccontava la storia di un gruppo di giovani che vivevano le soffitte di Parigi, conducendo una vita piuttosto borderline, molto lontana dalla storia, dal melodramma italiano, con grandi sogni e nemmeno un soldo in tasca. All'interno di quel gruppo c'era Marcel, che sperava di fare il giornalista, sognava di diventare scrittore. Ecco, Marcel, a 20 anni di distanza, lo ritroviamo protagonista assoluto di Miracolo alle Havre, interpretato dal medesimo attore. Certo, 20 anni gli hanno fatto capire quanto sia diversa la realtà rispetto ai sogni e alle aspirazioni. Marcel è anche finito come un clochard a dormire sotto i ponti. Per fortuna ha incontrato Arlettì, una signora molto equilibrata che con il suo affetto l'ha ripescato da quel gorgo, da quella vita così difficile, e sposandolo è andata a vivere con lui in un piccolo quartiere di pescatori alle Havre, in una casetta accogliente dove regna la calma e dalla quale ogni mattina Marcel esce per andare alla stazione a fare il suo mestiere, illustra scarpe. Aki Kaurismäki è un artista molto minimale, molto eccentrico. I suoi interni sono sempre assolutamente spogli, liberi da qualunque oggetto che non sia funzionale alla storia o che non ne racconti esso stesso una piccola parte. Nell'armadio di Marcel ci sono un abito e un paio di scarpe, perché sono quelli che gli servono quando deve presentare al mondo una faccia diversa da quella che indossa abitualmente. Ecco, Le Havre racconta storie di umili e di ultimi, ed è un'abitudine di Kaurismäki questa, e lo fa con equilibrio, parlandoci di persone coraggiose, fiere, che sanno guardare dritto in faccia la sorte che quasi mai gli è amica, ma sono persone che hanno anche il dono dell'ironia, del sarcasmo, e sono assolutamente ben educate. E questa buona educazione è qualcosa che arricchisce enormemente questo film e anche che contribuisce alla difficoltà di contestualizzarlo a livello temporale con grande precisione. Difficile trovare un tempo in cui si fosse così ben educati, in cui i rapporti degli uni con gli altri fossero così improntati alla gradevolezza, alla stima. Certo, molta parte del film conduce in un ambito vicino agli anni 50, 60, la macchina dell'ispettore, una specie di Clouseau in nero, anch'egli buono ed educato,
le scenografie del piccolo quartiere della casa dove vivono Arletty e Marcel, che sembrano più scenografie teatrali che non cinematografiche, no? Tanto cartongesso compensato e polistirolo dipinti da artisti, una visione molto bella, molto consolante, sfumata nel tempo, che riporta naturalmente agli anni 50-60. Però sulla scrivania del direttore del centro di accoglienza migranti ci sono delle leggi datate 2002. E però le tenute antisommossa della polizia, le armi con cui si schiera quando devono aprire un container che già sanno contenere non merci ma esseri umani, sono quelle di oggi. Così come aggiornate all'oggi sono le tariffe per un passaggio da uno scafista, 3.000 euro. Il porto di Le Havre, che si trova a nord sulla Manica, è oggi il secondo porto per movimentazione container della Francia, più di 1,5 milioni all'anno. E le organizzazioni di assistenza internazionali ci dicono ormai che i container sono l'alternativa ai gommoni quando i migranti clandestini devono fare una strada più lunga o arrivare prima da qualche parte. L'immigrazione irregolare, questo è uno dei temi centrali di questo film, e Kaurismäki, che è da sempre un artista sensibile sia a livello politico che a livello sociale, ne comprende la serietà, l'urgenza, la drammaticità e lo tratta secondo il suo stile, senza venire mai meno a quelli che sono i connotati del suo stile originale, ma con un approccio emotivo assolutamente differente, quasi spiazzante. Kaurismäki ci racconta questa storia con un romanticismo ottimista o con un ottimismo romantico. Credo che ci sia un po' di differenza tra i due, ma non saprei scegliere quale sia più calzante. So solo dirvi che questa cosa, oltre che bella da vedere, è estremamente consolatoria, trattando un tema così difficile in un momento così difficile. Oggi una parte di mondo si ritrova ad essere nomade senza volere e purtroppo non ci sono più terre libere da conquistare, da colonizzare, da civilizzare. E quindi il viaggio comincia dentro un container o su un gommone e prosegue nella cambusa di una barca più piccola dopo aver pagato uno scafista, oppure nella fuga da un centro di accoglienza migranti. Uno dei protagonisti del film dice: «Sai che nel Mediterraneo ci sono più carte d'identità che pesci». E questo perché un uomo senza identità è un uomo più difficile da espellere. Miracolo a Le Havre non giudica, non lo vuole fare. E neanche offre soluzioni, perché il regista non ne ha da offrire. Kaurismäki si limita a costruire una favola, a sognare e a chiederti di condividere il suo sogno. Ed è un messaggio così semplice, così facile da condividere, che filtrato attraverso le lenti di una macchina da presa, attraverso la sensibilità di un artista, assume quasi un aspetto rivoluzionario. Certo, può essere la stralunata utopia di un artista sessantenne che ha già raggiunto tutto quello che voleva raggiungere nella vita e che ora sogna, però davvero è capace di trasmetterti la voglia di credere che tutto quello che vedi sullo schermo sia non reale oggi, certamente, ma che possa divenire reale al più presto. E allora con questo stato d'animo guardi il ricostituirsi della normalità nella vita di Marcel e Arletty, loro che rientrano nella loro piccola casa, lei che si mette il grembiule, che si volta verso suo marito e gli chiede: «Ti preparo qualcosa da mangiare?». E dentro lo spettatore non può che nascere una domanda: che cos'è il cinema quando diventa grande cinema? Poi scorrono i titoli di coda e tu già ti ritrovi a pensare al prossimo regista, alla prossima storia, al prossimo mondo nel quale ti verrà consentito di dare un'occhiata, che ti consentirà di passare un altro paio d'ore di felice consapevolezza. Grazie per avermi ascoltato.
Alla prossima!